Rossi, 0-0, Alessandro e Daniele, vi siete un po' divisi, che ho sentito fino adesso. L'ultimo però ti ha detto secondo me un punto guadagnato, secondo te? Quando pareggi contro il Milan, comunque sia una grande squadra, non è mai un punto da buttare. Certo che se uno voleva sperare, ambire qualcosa di più, magari bisognava provare a vincere, però non è mai facile veramente. Una bella partita, sicuramente valori tecnici altissimi e poi l'occasione più ghiotta sui tuoi piedi, dopo un minuto potevi fare una cosa straordinaria, peccato. Sì, peccato. Non so, ecco, la sto rivedendo adesso, forse ho avuto pure un po' troppo fretta a tirare, no, vabbè. Capito, se un po' più di precisione magari avremmo sbloccato subito la partita e era tutta un'altra gara. Beh, Colpo d'occhio? simile, molto simile a Roma, a Roma Panathinaikos, anche se c'era ancora più gente. Sempre un piacere giocare in casa quando è stato pieno, ma per me è sempre stato un piacere giocare anche quando c'erano Stewart. gli stoici 20.000 della curva e qualcun altro che comunque sia, nonostante i risultati scarseggiassero, erano sempre presenti, quindi vanno ricordati anche quelli. Alessandro. Daniele, tu hai detto che ovviamente oggi si poteva provare di più, su questo non c'è dubbio, però poi il mister, no, ha anche sottolineato che detto, sono stati bravi i miei ragazzi a capire anche un po' il momento. Daniele era rientrato nazionale con questa piccola botta, Pizarro l'ho dovuto recuperare. Vucinic ha tirato avanti la carretta per tanto tempo e quindi la mia, ha detto Ranieri, è una squadra che ha capito anche un po' il momento e quindi è stata anche un po' sulla difensiva perché sapeva di non poter dar di più. È possibile questo, Daniele? No, ma secondo me abbiamo fatto un bel primo tempo. Secondo tempo siamo stati un po' troppo bassi e abbiamo lasciato un po' troppo libero Andrea Pirlo in mezzo a campo, e se lo lasci libero, anche se lo marchi è difficilissimo insomma limitarlo, ma se lo lasci libero è quasi suicidio calcistico, no? Quindi fai fatica, rischi anche di perderla. Poi fondamentalmente per il nostro obiettivo finale stiamo a 8 punti penso Sì. dalla quarta, domani giocheranno, ma abbiamo ancora un vantaggio consistente, quindi non è un punto da buttare secondo me. Daniele, molti chiaramente oggi sono venuti allo stadio anche, no, in prospettiva Inter, non è che possiamo nascondercelo, questo è chiaro. Tu adesso quali sono secondo te gli obiettivi da Roma? Sempre guardare il Milan lì a 3, guardiamo anche l'Inter, cioè qual è l'obiettivo della squadra in questo momento? Qual è la vostra sensazione? L'obiettivo è essere sempre seri e non illudere nessuno. Abbiamo fatto grandissime cose. Noi veramente per dare fastidio all'Inter abbiamo dovuto continuare il passo che tenevamo fino a 2 o 3 partite fa, cioè vincerle tutte. E questo non lo fa neanche l'Inter. Quindi non era sbagliato prima alimentare questi sogni di scudetto che poi si possono verificare, non si sa mai. Però io ho sempre detto aspettiamo un po' di partite. Vediamo come va, vediamo se facciamo il miracolo e poi tiriamo la volata. Non è che anche adesso, volendo, è possibile, perché stiamo a 6 punti, loro devono ancora giocare, però non è ancora, almeno quest'anno, secondo me, il nostro obiettivo primario. Può diventarlo, stiamo raggiungendo un concetto di squadra che forse prima avevamo un po' perso, cioè una compattezza che non trovavamo più e questo è importantissimo in chiave Champions quest'anno e soprattutto in prospettiva futura perché tutti noi vogliamo vincere. L'ultima, Daniele, in prospettiva nazionale, invece qualcuno ha detto che Pirlo in questa stagione, insomma, era un po' fuori fase. Oggi mi è sembrato, come hai detto tu, un giocatore d'alto livello e credo che poi ti faccia enormemente piacere, no, giocarci accanto in nazionale. Ma questi sono i soliti discorsi che si fanno, che lasciano il tempo che trovano. Quando sei abituato a vedere un certo tipo di giocatore, magari come scende un attimino di tono, si butta tutto all'aria e questo non vale solo per Pirlo. Però io l'ho sempre considerato tra i 3-4 centrocampisti più forti del mondo e rimane tale. Poi oggi ha fatto una grande partita, ripeto, come la vedo io quando gioco contro il Milan, la prima cosa è marcare Pirlo e forse nel secondo tempo l'abbiamo fatto un po' troppo poco. Grazie Daniele. Io, siccome tu hai detto non vale solo per Pirlo, io credo che valga anche per te. Impegni nazionale, hai giocato 300 partite praticamente in 2 anni, è ovviamente un'esagerazione, ti abbiamo visto correre, impostare, provare a segnare e a un certo punto ti ho visto fare una scivolata dal limite dell'area per andare a coprire un cross di Flamini. Cioè, stai bene, insomma, qui si cerca di chiacchierare sempre un po' troppo.
No, io parlavo di Pirlo, io di me non parlo mai, non cerco alibi, secondo me oggi ho fatto bene, in passato ho vissuto due o tre partite forse Possono accadere in 3 anni, quello dicevo. due o tre partite in cui ho calato un pochino il rendimento, ma secondo me fondamentalmente il rendimento mio va di pari passo con la squadra, poi c'è sempre il giocatore che vive il mese, i 2 mesi di spicco come abbiamo avuto noi, però non... Insomma, mi sento partecipe in una squadra che ha vinto 10 partite nell'ultime 12-13, quindi non penso di essere una zavorra per una squadra, ma penso di aver fatto bene come i miei compagni. Poi eri il capitano, mi sembra, no? Sì, no, insomma, io sembra un po' piangeria, spero di farlo ancora per poco perché non dimentichiamo mai, lo citiamo molto poco ultimamente, ma ci manca quello che per noi è un giocatore determinante e per gli altri è una paura costante, quindi anche gli altri li porta a giocare diversamente quando c'è Totti. È un'altra storia, poi può giocare bene, può giocare male, può stare in forma e meno in forma come magari era l'ultimo periodo, però ci manca anche lui, non ce lo dimentichiamo. Grazie a Daniele e a te Alessandro.